ragazzi della Valsusa, vi parleranno un po' e ci parleranno perché anche noi siamo un mio comitato, abbiamo bisogno di imparare e sapere come tutti voi della loro esperienza in Valsusa. Le situazioni sono diverse, resta il problema dell'alta velocità, siamo un unico movimento, noi siamo ancora leggermente arretrati su certi aspetti, siamo in situazioni diverse, i nostri valli sono ancora in fase di riinizio dei lavori, su il cantiere ce l'hanno già e anche in posto. Però ci piace ascoltare quello che ci aspetterà soprattutto. E come giovani è un momento importante perché ci ritroviamo dalla Valsusa ai ragazzi di Genova che sono arrivati un po' in ritardo, ma non hanno un'alta velocità, non ce la fanno arrivare prima, e Alessandria, siamo ragazzi del collettivo di Torino, e siamo un po' tutti loro, quelli che ci siamo. Io lascerei subito la parola a loro, così vi spiegheranno bene e ci spiegheranno. Marco, lui è Andrea, noi facciamo parte in generale del movimento NOTAV nato in Valsusa. Abbiamo creato qualche anno fa il Comitato Giovani NOTAV che si propone come punto di raccolta catalizzatore in Val di Susa per le realtà giovanili e si propone di sensibilizzare queste medesime realtà a questo grande problema che purtroppo attenaglia la nostra terra. Innanzitutto solo vorrei ringraziare tutti voi che siete venuti, gli organizzatori che ci hanno invitato. Desidererei che questa, più che strutturarsi almeno per quanto riguarda il nostro intervento come una lezione per cui noi parliamo e voi ascoltate, sì c'è anche questo momento, ma che comunque fosse una cosa interagita per cui anche non frenate commenti, domande o qualsiasi cosa, per poterci anche scambiare comunque idee, opinioni, esperienze, quindi una cosa molto informale che secondo me è molto più produttiva e più costruttiva. Dunque, noi non abbiamo portato per sottile tutti i vari dati tecnici per quanto riguarda il TAV in Valsusa, ovviamente non siamo provveduti, però in ogni caso, oltre alla questione propriamente materiale del treno, siamo venuti qua per raccontare l'esperienza, l'ambiente NOTAV che si respira nella nostra terra. Innanzitutto, la questione TAV diventa un fenomeno nazionale solo negli ultimi anni. C'è stata una forte risonanza poi in un breve periodo nel 2005, nel 2006, però forse non tutti lo sanno, ma la lotta NOTAV in Val di Susa nasce già nel 1993. Nel 1993 ci fu la prima manifestazione NOTAV a Bussoleno, poi ovviamente in tutti questi anni il progetto cambiò, venne modificato, in realtà la TAV si dovrebbe chiamare TAC, quindi non è treno alta velocità ma treno alta capacità, perché non si è mai capito se, come ha detto prima Crozza, se questo treno dovrebbe essere riservato ai passeggeri o alle merci. In ogni caso l'apice, l'inizio di una vera lotta popolare sentita dalla maggioranza ci fu solo nel 2005, in cui si credeva che fossero veramente intenzionati a cominciare questi lavori, ci furono anche attimi di tensione, attimi però anche di forte coesione all'interno del popolo valsusino, in cui si sembrava che questo problema si fosse riuscito a debellare, per cui dal 2006 fino al 2010 più o meno, a parte qualche piccolo avvenimento, però di poca importanza, non si è mai sentito più di tanto quella questione di questo problema. Poi, come credo che molti di voi sappiano, invece questo problema si è ripresentato più ingente che mai nel 2011. Nel 2011 noi, popolo NOTAV della Val di Susa e non solo, abbiamo occupato un'area, l'area della Maddalena, in cui in teoria anche oggi sorge il cantiere. In quest'area abbiamo creato un campeggio, una comunità che ha visto interazioni da più parti d'Italia, da diverse anche classi di persone, dai centri sociali al vecchietto della valle, alla famiglia. Era una cosa veramente partecipata a 360 gradi. Il 27 giugno del 2011 alle 5-6 del mattino un ingente numero di forze dell'ordine sono arrivate a sgomberare questo nostro campeggio, sgomberare con metodi più che mai violenti. Sono arrivati con una novità rispetto al 2005-2006, in cui siamo riusciti invece a fare fronte, a vincere contro di loro, con i lacrimogeni, per cui
il corpo a corpo è venuto a meno, non so se voi avete mai respirato gas lacrimogeni, io ve lo assicuro. Beh, tutti noi è un'esperienza bruttissima, per cui tu a un certo punto non puoi fare altro che scappare, ti senti soffocare, stai male, insomma. E sono riusciti, tra l'altro la cosa brutta è che non hanno fatto discriminazioni verso nessuno, in ogni caso sono arrivati, quella volta c'erano famiglie, bambini, anziani, un po' chiunque, hanno colpito veramente tutti. In ogni caso ci hanno obbligati a scappare, ci hanno obbligati alla resa, poi c'è stata quella grande manifestazione di cui magari tutti voi avete sentito parlare, il 3 luglio, dipinta da tutti i media come questa grande giornata di violenza, incredibile, feriti tra la polizia, tra i manifestanti. In ogni caso, purtroppo, anche lì concretamente non si è riusciti a far fronte a questa occupazione illegale di quest'area. La lotta è andata avanti ancora fino ad oggi, ancora oggi sta andando avanti, purtroppo loro pian piano con tecniche di intimidazione, per sotterfugi e cose varie, comunque pian piano un pezzettino piccolo per volta forse stanno procedendo. In ogni caso questo grande cambiamento, questo inizio dei lavori pubblicizzato ormai da un anno e passa sui mass media è una cosa totalmente falsa. Per cui in teoria anche per gli accordi con l'Italia e con l'Unione Europea l'inizio dei cantieri in Val di Susa sarebbe dovuto cominciare nel 2011, ora siamo nel 2013, eppure hanno fatto giusto ma qualche buchetto, il tunnel diagnostico non è ancora cominciato, là non c'è ancora nulla. Quando si parla di inizio dei lavori in realtà si parlano di 10 operai al giorno che vanno lì, muovono due draghe, è un ingente numero di forze dell'ordine che sta lì a sorvegliare quest'area, che sono riuscite a prendersi con la forza e con l'illegalità. Le ragioni che ci spingono ad andare contro quest'opera sono svariate e toccano diversi temi. Fra questi temi innanzitutto non ci sono ordini di importanza, perché secondo me sono tutti ugualmente importanti, c'è quello ambientale. Non so se alcuni di voi sono già stati in Val di Susa, in ogni caso a mio parere è una terra bellissima, è una valle alpina, e specialmente la zona che tra l'altro a loro interessa era un tempo un sito archeologico in cui erano situate alcune insediamenti umani risalenti al Neolitico. Ovviamente loro se ne sono strafregati, hanno occupato la zona, stanno distruggendo tutto questo patrimonio, rendendo il museo che era in quella zona inaccessibile al pubblico. Poi ovviamente da un punto di vista ambientale la Val di Susa ha una grande concentrazione nelle sue rocce di uranio e amianto. Perforando ovviamente queste rocce, anche se loro dicono di aver fatto calcoli di procedere con sicurezza, ovviamente queste polveri verranno rilasciate, per cui ci sarà, come immagino che tutti sappiate, respirare amianto uranio non certo fa bene. Queste polveri, tra l'altro questo qua non è un problema solo nostro, ma anche di cui circondario, anche di Torino, perché ovviamente queste polveri sono sottilissime, verranno portate verso Torino, verso le altre valli. E comunque incrementerà anche il numero di tumori e malattie varie dovute a questo tipo di sostanze. Quindi è una cosa già incresciosa da questo punto di vista, ma a quanto pare per loro non è abbastanza e non sembra un ostacolo che è decisivo per fermarli. Poi un altro, anche solo della prepotenza con cui ce l'hanno imposta. Anche da un anno e passo sui giornali si sente dire no, questa opera va fatta perché l'Europa ce lo chiede, va fatta in nome del progresso, va fatta veramente per trasportare il tonno a 300 km orari. Il movimento NoTav è da 20 anni che con i suoi tecnici sta studiando tutti i vari traffici commerciali, piuttosto che di persone, piuttosto che anche solo comunque con questa crisi economica. Tutte le ragioni sostenute tra l'altro più di 20 anni fa vengono ovviamente a cadere, per cui in realtà non c'è questa vera esigenza economica di trasportare queste merci sul treno, non c'è questa esigenza in nome del progresso di spendere tutti quei soldi in un momento del genere per fare una simile opera. Rendiamoci conto che per quanto loro riescono un minimo a falsare questi conti dicendo che costa 8 miliardi, in realtà il complessivo costo di tutto del cantiere, della realizzazione di quest'opera dovrebbe ammontare tra i 20 e i 30 miliardi di euro. Quando abbiamo tutta la questione del debito verso l'Europa, quando abbiamo il problema degli esodati, il problema delle scuole, eccetera. Quindi è uno spreco che mettete questi dati davanti a un bambino, il bambino stesso capisce che è veramente una cosa folle proporre, ma anche solo proporre una cosa simile, figuriamoci seguirla.
Poi, da un punto di vista anche politico, sociale, ma etico proprio, ovviamente dietro tutto questo, perché c'è questa grande determinazione? Perché dietro c'è tutto un giro di interessi, di lobby mafiosi incredibile. Vi faccio solo l'esempio del fatto che l'appalto dato per costruire, solo per costruire le recinzioni che dovrebbero delimitare questo cantiere, è stato dato ad una ditta di Susa, la Italcoge, che è stata mandata appunto a Susa dalla Sicilia negli anni 70 al confine per vari toschini, mafiosi, eccetera, quindi già persone poco raccomandabili, che più volte soltanto sono stati denunciati, affrontati processo per frode, piuttosto che ultimamente hanno anche denunciato il fatto di fallimento quando quello non era vero, cioè insomma un marcio incredibile che gira dietro queste aziende che dovrebbero stare dietro a tutto questo. Inoltre, magari immagino anche che questo lo sappiate, questo cantiere dal 27 giugno fino a oggi è tutti i giorni, tutte le notti presidiato da un numero più ingente o no di forze dell'ordine. Queste forze dell'ordine costano mantenerle lì. D'altronde, cioè, si spende all'incirca quanti? 90.000 euro al giorno, che potrebbero venire dai 70.000, 100.000, anche 200.000 quando sono le grandi manifestazioni, per mantenere queste persone che di fatto sono lì a guardare che nessuno è, è proprio un paradosso, e sono tutti i soldi che vengono spesi, mentre invece noi veniamo tassati di tasse, mentre ci vengono a dire che soldi per questo e per l'altro non ci sono, che le persone devono lavorare fino a 70 anni per riuscire ad avere uno straccio di pensione, e tutto questo è assolutamente inammissibile. Per cui è nato spontaneo in valle questo movimento NOTAV per opporsi a tutto questo, perché la ragione umana una cosa simile non la posso assolutamente contemplare. E il movimento NOTAV in valle è cresciuto, è cambiato, come vi ho detto, dagli ultimi anni ha preso uno sfondo più nazionale, diciamo, per cui alle varie manifestazioni e iniziative sono venuti parti di tutte le regioni italiane, magari anche altri movimenti interessati a dire no ad altre cose come il ponte nel suo stato di Messina, piuttosto che Lombardia di F-35, no dal Molino. Quindi sono tutti questi grandi movimenti che sono venuti anche per solidarietà a sostenere la nostra causa in valle, quindi ha avuto uno sfondo, ecco, più allargato di quello che era un tempo. Però tra tutto questo mare di negatività devo dire che io, in quanto ragazzo della Val Susa, come piccolo stralcio di positività in tutto questo, vedo che forse questa avversità che ha colpito la nostra valle ha però creato quel sentimento di coesione, di unione fra noi valsusini, ovviamente non tutti, anche lì si tratta che ci guadagnano, o gli ignoranti che invece se ne fregano, per quanto hanno uno scempio così sotto casa ci sono, però ha creato veramente questo sentimento di coesione, di unione all'interno di tutte le parti, come ho detto, della società valsusina, quindi sia parti in quanto riguarda età che il suo ruolo della società, che penso che sia veramente da esempio per tutti gli altri movimenti che in Italia si oppongono a entità di questo genere. Per cui un forte veramente sentimento è una forte un forte sentimento di opposizione, ma proprio derivante dal fatto di indignazione dovuto a tutto questo che ci stanno proponendo e che purtroppo pian piano sembra che stiano riuscendo, forse, anche se non è detto che. In ogni caso, io adesso passerei la parola qui al mio